Si parla spesso di sostenibilità. Questo termine però non è ben compreso. Allora abbiamo deciso di fare tre video a proposito della sostenibilità. Ci servirà per creare ad hoc una nostra dieta personalizzata, ma che sia sostenibile, ovvero che possiamo farla per lungo tempo, addirittura per sempre, perché ci dà risultati costanti. Partiamo con il primo video, la base per capire che cos'è la sostenibilità. Ci sono due termini che spesso vengono confusi, che sono accurato e preciso. Che cosa significano tutte e due? Quanto siamo vicini al nostro target di valore, ovvero dal punto, dal nostro obiettivo, il grado di vicinanza. Ok? Facciamo un esempio. Mettiamo conto che siamo in restrizione calorica a 1300 calorie. Il nostro target di valore è 1300. Facciamo dunque una dieta flessibile che ci possa permettere dei margini di errore, però accurata. Il puntino è il nostro target di valore. Vedete, in questo puntino vicino ci sono altri puntini rossi. Un giorno potremo arrivare a 1350, un altro giorno 1400, un altro giorno 1280. Sono vicini al target di valore che è 1300. Non sono così lontani, tipo 1600, 1800, ma in maniera approssimativa sono accurati. Potremmo definire questa situazione molto vicina, ma in fase continua. In opposto c'è la precisione. Come vedi, il nostro target è 1300, ma l'obiettivo qua è molto più lontano rispetto all'approssimazione. Se ad esempio faccio 1285 o 1320, in realtà, dato che voglio essere molto preciso, questo piccolo scarto invece, proprio per il concetto della precisione, mi porta invece molto lontano dall'obiettivo. Dunque siamo vicini come calorie, ma non precisi. Per estrapolare questo per il concetto della scelta dei macro, ovvero proteine, carboidrati e grassi, è molto più importante su base costante essere accurati che precisi. Molti sono un po' ossessionati da questo concetto della precisione, come se faccia veramente la differenza, a meno che non sei un atleta. E sì, come concetto teorico va benissimo, ma è vanificato in pratica per tre motivi. Motivo numero uno: quando stabiliamo un calcolo calorico, per cui nel nostro diario e per cui tutte le forme di controllo, test, via, calcolazione, sono tutti fatti in maniera arbitraria. Perché? Perché non è possibile essere precisi. Impossibile. Chiaro è che se possiamo fare una verifica del nostro metabolismo attraverso l'ossigeno, attraverso degli strumenti sofisticati a cui hanno accesso solo i professionisti e i grandi professionisti, quello sarebbe diverso. Ma noi persone normali non abbiamo accesso a questa tecnologia. Motivo numero due: c'è sempre un grado di incertezza rispetto ad esempio alle etichette nutrizionali. Sti qua si possono permettere degli errori che vanno dal 15 al 25%. E per cui tutto questo mette in dubbio già la precisione nel nostro calcolo, e abbiamo già fatto un intero video su questo. Motivo numero 3: non posso essere totalmente consapevole di quanta energia io consumo e uso su base quotidiana. Nelle 24 ore abbiamo troppe variabili: ormoni, REM, emozioni, ciclo non ciclo, famiglia, lavoro non lavoro, quanto ho camminato oggi, quanto non ho camminato ieri. Sono troppe le variabili, è impossibile umanamente sapere quanto consumo veramente io oggi. Dunque posso essere totalmente preciso con le calorie in entrata, ma praticamente impreciso e per cui impossibile valutare le calorie in uscita. Dunque a volte noi facciamo delle diete pensando di essere super precisi, ma dato che non sappiamo questo terzo punto, il nostro calcolo delle calorie viene vanificato, perché uno annienta l'altro. E di certo per una dieta sostenibile è di maggiore successo dare enfasi all'essere intorno all'obiettivo, ma su base quotidiana. Questa è l'unica vera certezza matematica, perché questo è sostenibile, non ha sorprese. Questo essere approssimativamente vicini all'obiettivo ci permette di avere nel tempo maggiori risultati. Questa è una certezza matematica. E tutto questo senza essere troppo severi con noi stessi o eccessivamente ossessionati dalla precisione. Negli altri due video scopriremo esattamente cosa significa fare invece un programma sostenibile su base giornaliera, settimanale e mensile, dove impareremo cosa significa fare un conteggio delle calorie sostenibile, quali sono le aree di miglioramento e cosa impareremo. Appuntamento ai prossimi due video.